Allora, buongiorno da Italia Zulu 4, Victor Cavexerra. E come al solito vinco quasi sempre. È il quasi che mi frega. Visto che l'ultimo video sulla Longwire e soprattutto il Balloon ha fatto triggerare parecchia gente, e dato che io ho una certa soddisfazione quando la gente triggera, ho detto parliamo un po' di toroidi. Allora, chi mi conosce sa che tutte le antenne che vado a realizzare, se posso, se proprio non è indispensabile, utilizzo materiale di recupero. Li recupero per lavoro lavorando parecchio con alimentatori switch, e hanno la bella caratteristica di svampare in presenza di sbalzi di tensione. È l'unica cosa che posso recuperare, i toroidi, e ne ho tantissimi, di tantissime forme, di tantissimi generi, dimensioni, colori, quello che volete. Ora, domanda. Ma questi toroidi vanno bene per la radiofrequenza? No, no, non vanno bene. O meglio, non vanno bene per qualsiasi campo della radiofrequenza, ma per alcuni possono essere adatti. Le prime antenne che realizzavo era un tormento, perché tu realizzavi tutta l'antenna con tutte le tue belle misure fatte a modino. Il dipolo è la cosa più stupida da fare. Realizzavi il balloon uno a uno con il tuo toroide e questa poi non funzionava. O meglio, in 40 metri magari andava, ma era come mettere un carico fittizio, non sentivi niente. E allora ho iniziato a fare i balloon con avvolgimenti in aria e lì non avevi problemi. Il balloon col toroide ti permette di avere dimensioni più piccole, un'antenna più compatta, più elegante. Ho vari sistemi, ci sono vari sistemi per definire le caratteristiche di un toroide. Metto in descrizione il link di un sito di un collega statunitense con tutta la sua bella spiegazione. Io ho preso un'altra strada per tentativi con il Nano Guanea. E adesso vediamo. Allora. Questa è una piccolissima parte della mia collezione di toroidi. Praticamente negli alimentatori switch sono nello stadio di ingresso il filtro di rete, oppure filtri nello stadio di uscita. E in alcuni casi, su alcuni campi di frequenza, questi possono anche essere utilizzati. Io come procedo? Allora, liberiamo via tutto sta robiglia di ferraccio con il Nano Guenea. Allora, io che misure vado a fare? Semplicemente il valore dell'impedenza e il valore della perdita sul toroide, dell'attenuazione sul toroide. E per questo utilizzo il Nano Guenea. Per rendere più sbrigativa la cosa, ho realizzato questi semplici collegamenti, quindi sono molto più rapidi rispetto al dovere fare e disfare saldature. Ovviamente questo sistema introduce delle perdite, seppur esigue, si vanno a sommare alle perdite che può avere il balloon che vado a realizzare. Io procedo alla taratura del Nano Guenea. Se poi volete, magari farò un video di come passo passo, ma l'ho già fatto, passo passo di come si procede alla taratura del Nano Guenea. E accendiamolo, è già impostato sul campo di frequenza che mi interessa. Ok. Allora, da 1,5 MHz a 30 MHz ho una perdita nella parte bassa, intorno ai 7 MHz,
di 0,01 dB. .008, che è praticamente niente. Ci mettiamo sulla banda dei 20 metri, 14 tra i 25, ok, meno 0,02 dB. Perfetto. Spengo lo strumento e io la prova la conduco nel seguente modo. Realizzo un balloon 1 a 1, cioè quattro spiere a volte in un senso e quattro spiere a volte in senso opposto. L'avvolgimento è realizzato con filo rivestito in plastica e classico cavetto nero rosso degli impianti audio. Va benissimo. Realizzo vari balloon, 1 a 1. Non perché mi servisse un balloon 1 a 1, ma semplicemente per avere qualcosa di sbrigativo per esaminare le caratteristiche del toroide. Il toroide poi verrà inserito nel sistema con il nano VNA e verrà misurata l'attenuazione, l'impedenza e l'SWR. L'SWR è di relativo interesse, dato che vuoi per i cavi, vuoi per il sistema con cui sono congiunti i cavi, è poco indicativo, però ti dà un'idea, sì, insomma, di massima di com'è l'apparato. Allora, stacco questo ponticello che mi collegava entrata e uscita del nano VNA. Ok, procediamo un po' a torcere sti fili che fanno veramente schifo. Dunque, io rispetto la polarità, cioè centrale calza nell'ingresso e nell'uscita, perché ci sono delle differenze. Collegato l'uscita del nano VNA, perfetto, e adesso collego l'ingresso. Questo bestia. Che te. Ok, l'ingresso. Accendo. E ho una perdita di ben 0,1. Ci vedo, vabbè, facciamo finta che ci vedo. Mentre a 20 MHz, 14 è 0,5. Perfetto. Attenzione, queste non sono misure assolute, sono in valori indicativi, relativi uno con l'altro. Questo è importante. Ora posso misurare anche la variazione dell'impedenza. Allora, display, trace, se non ricordo male, la traccia 2. Sì, ok. Metto un'impedenza, una resistenza da 50 ohm e abbiamo a 20 metri un'impedenza di 53 ohm. Direi che è quasi perfetto. A 40 metri di 48 ohm,
0,9, quindi 49 ohm, direi che va molto bene. Ah, attenzione, la resistenza che ho impiegato è da 49,5. Benedette le tolleranze delle resistenze cinesi. E quindi, insomma, potrebbe essere anche convenientemente impiegabile. Quando all'inizio ho detto che non per tutti i campi di frequenza vanno bene, lo notiamo subito qua. Io adesso vado nella banda dei 10 metri. Vado nella banda dei 10 metri, 7, 26, 28, 28 e 5. L'impedenza è la bellezza di 73,3. Qui mi si falsa tutto il discorso di un balun 1 a 1, non mi torna più niente. Anche le perdite, mi cambiano notevolmente. Adesso un valore interessante, meno 1,35 dB, e incomincia ad essere un valore interessante, delicato da trattare, soprattutto se uno lavora in QRP. Proviamone un altro. Allora, spengo, ma anche se non sarebbe necessario. Allora, spegniamo qui. Stacco questo. Stacco questo. E prendiamo questo. Questo qui bello ciccione. Arriviamo un giro ai fili che fanno veramente schifo. Io, come ho detto, rispetto la polarità, perché ho visto che le cose non tornano mica tanto bene. Non tanto per il valore di impedenza quanto per le perdite. Ok, fissato. Allora, il positivo, c'è cioè il centrale, che è errato chiamarlo positivo, sono mica correnti continue, bestia. La calza. Perfetto. Allora, ovviamente mi è caduto qualcosa. Allora, riaccendiamo. Il primo valore che mi dà è le perdite. Meno 0,1 intorno ai 7 MHz. A 14 0, meno 0,4. Come nel caso precedente, se ci spostiamo sui 28, è 1,22, un pochettino meglio. Vediamo la variazione dell'impedenza. Metto la resistenza da 50 ohm, cioè quasi 50 ohm. Cambio il display, trace 2, via, via questa, ok. Allora, dunque, nel caso precedente, se non ricordo male, era più alto. Qui è 66 in banda 10 metri. A 14, 13, 14, in banda 20 metri è 52. Direi che va molto bene. E in banda 40 metri è 48,5. Direi che anche in questo caso va bene. Ora proviamone un altro, tanto si fa prestissimo. Spegniamo. Spegniamo. E prepariamone un altro. Questo qui. No, questo qui.
Questo qui che questo questa è una lezione di vita. Questo positivo. Non è positivo. Centrale. Calza. Fa proprio schifo. Accendiamo, riparte con il valore dell'attenuazione, banda 40 metri, meno 0,1, banda dei 20 metri, meno 0,4 e andiamo sui 10 metri, ah, non ci leggo, a 28,5, meno 1,15, discorso simile al precedente. Mettiamo la mia bella resistenza. Ok, fatto. Cambiamo, ovviamente l'attenuazione va a quel paese perché non è più collegato l'ingresso. Allora, display, trace, spegniamo questa e attacchiamo questa. Ok, 67,6 sulla banda dei 10 metri, sulla banda dei 14. 14,52,6 e sulla banda dei 40 metri, no, troppo basso, lì sono una broadcast, 48,6. Perché è una lezione di vita? Perché questo l'avevo preso a una fiera e doveva essere una ferrite proprio adatta per la realizzazione di un balon. E vabbè. Ne possiamo provare ancora un altro. Spegniamo qui. Proviamo questo qui piccolino piccolino. Allora, il blu è il centrale. Il bianco blu è la calza. Ok. Il connettore. Prendiamo. Allora, ho detto che il blu è il centrale e il bianco blu è la calza. C'è l'alimentatore che è a caldo. Ok, accendiamo. Allora, sui 40 metri questo ha una perdita di 0,05. Andiamo sui 20, meno 0,2. Direi che è il migliore al momento. Abbiamo un vincitore, signori. E sulla banda dei 28 MHz, meno 0,6, spero che sia 6, mi sembra 0,6. Vediamo l'impedenza. Allora cambiamo sempre traccia. 0, tac, spegniti te, ok. Molto bene. Allora, sui 28 abbiamo 55. Andiamo sulla banda dei 20 metri.
Sui 20 metri abbiamo 49,6. Sì, signori, abbiamo un vincitore. E a 40 metri 47,6. No, 47,7. Direi proprio che abbiamo un vincitore. Allora, concludendo. Sì, è vero, utilizzare il materiale testato, commerciale, eccetera, è decisamente meglio. Però si ha la soddisfazione di realizzare qualcosa con materiale di recupero. Ma ritengo che la prova, pur essendo molto molto empirica e speditiva, mi dà un'indicazione di massima sulla possibilità di utilizzare o meno un toroide. Intanto abbiamo già visto che è possibile fare una netta distinzione fra l'impiego di un toroide o l'altro. Se non ricordo male, ho provato questo qui che doveva commerciale per utilizzo radiofrequenza, e questo qui, piccolino. Questo direi che è quello più convenientemente utilizzabile, ovviamente per realizzazioni destinate al QRP. Niente, spero di essere stato utile. Se qualcuno ha dei suggerimenti costruttivi, ben vengano. Se no, amen, pazienza. Tanto io mi diverto. 73 da Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, vinco quasi sempre. È il quasi che mi frega.